Eccoci nuovamente in onda. Ma cos'è che stai? Cos'è? Sono andati gli stacchi col mio sedere? Vedi tu? Che cos'è la una foto? Sì. Una che foto con Francesco. Fare? Basta che premi. Ragazzi, siamo in onda, siamo in diretta. Vabbè, ma perché dobbiamo fare sta roba? Veramente fa vedere faccia da? Faccia da. Da mazzo. Mazzo. E lui faccia da mulo invece era. Bene, no, è bello fare queste cose in diretta. Bravo Salvatore. Parliamo brevemente per chiudere il discorso su Boris. Sì. No, volevo citare gli autori che sono veramente geniali e va sempre, io dovunque vado a parlare di Boris devo citarli perché mi li amo, nel senso lato, no, va subito che tocca. Allora, no, li amo tutti questi artisti perché hanno scritto, scrivono e scriveranno ancora con intelligenza e sono molto pignoli. C'è Ciarrapico, Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendrusco. No, Giacomo Ciarrapico, io ho letto lo script del film che lui aveva scritto, adesso non mi ricordo se si chiama Eccomi qua. Sì. Molto, veramente lui è un umorista raffinatissimo. Sì, 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 sì. E anche Mattia Torre, devo dire che sono adesso rivedendo le clip mi ricordo ancora le sue aggiunte all'ultimo momento. Profondi conoscitori poi dell'ambiente, perché questo sì, sì, Luca Vendruscolo, che è il più cinematografico dei tre, cioè quello è il mago delle inquadrature per noi. E quindi veramente una grande. Beh, giustamente dicevi la anche tutti bravi, sta stampando la mail, salvo poi quando hai tempo vanno a prenderla. E grande anche insomma tutto il cast, sono veramente tanti. Beh, bravi attori. Ci sono degli attori bravissimi, cioè Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Caterina Guzzanti, Alessandro Di Beri, hai visto che faccia che ho fatto? Sì, fantastico. La Guzzantina. Nini Muschietta, Paolo Calabresi, ho già detto. Roberta Fiorentini, grazie, aiutatemi. Che ho Nini Bruschetta l'ho detto. Luca Morosino che fa un po' di mail, però io poi le vediamo leggiamo dopo, adesso magari. Ma voi prendete solo quelle che parlano bene o tutte? No, tutte. No, noi prendiamo tutto, tutte. Però in genere parlano bene perché questo per esempio ti copre gli insulti. No, sto scherzando. Francesco Pannofino, ragazzi, tanto di cappello ad una delle voci più belle del panorama italiano. Clooney, Banderas, Denzel Washington, Forrest, Madsen in Kill Bill, Hagrid di Harry Potter, e che dire del rosso in Mucca e Pollo. Grande nella parte di Buscetta, scusate, in Giovanni Falcone, uomo con una comicità meravigliosa fatta di umorismo e cattiveria di livello che ci piacerebbe un giorno eguagliare. TV, cinema, teatro, un attore fatto di faccia, voce e sostanza. Ragazzi, cospitone, bravo, bravo, bravo. Sempre facilissimi Bobina e Tittina, che hanno fatto del sarcasmo la loro. Bobina e Tittina sono le nostre due nickname, le nostre due fan. Ma sono due femmine? Sì, tutte e due. Questo noi per quello, per quello che ci ha dato Bobina sapere. Bobina e Tittina. Sono due uomini. Va bene, ma lui dice che è gay friendly. Ma sì, la nostra trasmissione è assolutamente gay friendly. È com'è, bravo. Fate come Sanremo che stanno a fare un casino per due parole. Ah, mamma mia, sì. Cos'è? Noi sappiamo qui da New York proprio di Sanremo è vicino Imperia, in provincia di Imperia. Sì, ma proprio del festival, proprio. Cioè, ci sono i fiori. Anche quando sono in Italia, devo dire la verità, proprio. Parliamo un po' del doppiaggio. Allora, sì. Domanda di rito, come è iniziato, chiaramente, perché questa è un po' una domanda un po' scontata, sì. Però. No, bene. È scontata, in effetti, bravo. Però piace sempre sapere, no? Il racconto di come cominciano. Una mattina sono uscito, ho preso la macchina, sono andato al turno. La carriera è cominciata a 19 anni e mezzo, quasi 20. E diciamo, ho cominciato in contemporanea, doppiaggio e teatro. No, teatro naturalmente, cantine, cose, non è che c'è un po' di gavetta questo mestiere. Sì, no, qui è peggio, devo dire. un po' di gavetta va fatta, perché gavetta nel senso buono, con la G maiuscola, nel senso che bisogna farsi le ossa. Sì, avere dimestichezza con le battute. Un consiglio, se quando fai 20 anni di gavetta, che vuol dire che non va? Cioè, quando fai 20 anni di gavetta, dipende, però, cioè, nel senso, il segnale che la cosa va, cioè, non c'è bisogno di avere successo clamoroso di popolarità, perché quello è una cosa. Se t'arrabbatti per 25 anni, se t'arrabbatti, io mi chiedo sempre come facciano quelli che non lavorano per 25 anni, perché purtroppo l'attore è un lavoro a rischio, ragazzi. Molto a rischio. Voi lo sapete, no? Sì. Ecco, quando farete gli attori, quando sarete grandi, che farete gli attori, è un lavoro a rischio, cioè non nessuno ti garantisce l'occupazione. Cioè, se non lavori non puoi protestare nessun ufficio di collocamento che c'è, peraltro, però non è adibito a trovare lavoro, perché se uno non viene scelto, purtroppo non lavora. Non sei stato scelto. Se la prende nel. Purtroppo è così. E quindi bisogna saperlo prima questo, e intraprendere questo lavoro è molto difficile, però. Se poi va bene, devo dire, è una cosa grandiosa. Soddisfazione. Io sono felice di poterlo fare abbastanza in sicurezza, almeno per un altro po', insomma. Cioè, ti consigli a chi vorrebbe fare questo lavoro, il doppiatore? Si necessita un timbro di voce come il tuo? No, oppure... mica io avevo questa voce quando ero ragazzino, sarei stato spaventoso.
Vieni Francesco. Eccomi. Fanno fino alla lavagna. Invece, ma guarda, se tu senti i miei vecchi doppiaggi di quando ero più giovane, da 20 anni, ma c'è una moncettina che sembra un angioletto. Poi dopo invece una speranza per tutti. Sì, sì, sì. Ci sono invece esempi di miei colleghi che hanno la voce giovane e hanno tenuto anche a 60 anni la stessa voce. C'è sta un caso clamoroso che è te saluto, quello del bravo Anthony Perkins, che è un mio amico, Massimo. Massimo Sfaradio, mantenuto la voce. No, è rimasta uguale. Adesso è un signore anziano, eccetera, eccetera. Però c'è ancora la voce di Quindi può doppiare ancora i trentenni? Sì, no. Penso che ormai si è rotto anche giustamente di lavorare. A proposito di doppiare mostri sacri, ci vorremmo una clip magari tratta da dal petroliere, che è una delle ultime cose. Non la prima parte che non parlo, Sì, la prima parte scavi, la prima parte col piccone pam, vediamoci una clip. Chiaramente ascoltiamo anche una clip. O petroliere. Non ti spaventati, eh?